Oggi è l'inizio della nostra nuova vita. Ma da dove è partita quest'idea? Ora ve lo racconto. Siamo pronti? E così si comincia. 2 anni fa ho letto un libro che mi ha cambiato la vita, Le coordinate della felicità di Gianluca Gotto. Il libro parla di come questo ragazzo ha trovato la sua strada ed è diventato nomade digitale. Descrivendo l'ansia, è scattato in me qualcosa che non sono più riuscito a spegnere. Una miccia che ha acceso un fuoco, che è diventato ancora più forte 5 mesi fa. Quando abbiamo preso 2 biglietti di sola andata per l'Asia. Allora è fatta, è il 22 novembre, cambia vita. Siamo quasi pronti, manca una mezz'oretta. Questa è la prima volta nella nostra vita, usciamo dall'Europa. E così si parte. Ma quindi perché stiamo facendo tutto questo? La fonte della Madonna. Nello scorso video vi ho detto che avrei inseguito il mio sogno. Il mio sogno è quello di fare video viaggiando. Non farò 3 ore. Se non riuscite a dormire niente. In questo momento a Milano sono le 22. E a Singapore sono le 6 di mattina. Quindi abbiamo deciso di fare questo salto nel vuoto. Non sappiamo quando torneremo, non abbiamo programmato niente e vediamo che cosa succede. Finalmente. A Singapore avevamo 9 ore di scalo e ovviamente senza aver dormito siamo crollati su una sedia. Una stanchezza incredibile. Siamo riusciti a dormire 2 ore, ma adesso svegliarsi è la cosa più difficile che abbia mai fatto. Dopo aver mangiato abbiamo visto il giardino delle farfalle. Che spettacolo! Direi stupendo. Camminando così a caso nell'aeroporto di Singapore troviamo un koi pond. Poi volevo fare il video della vita dove vi facevo vedere la fontana classica dell'aeroporto, ma abbiamo scoperto che era fuori. Ma noi essendo in transito non potevamo uscire, quindi... Vabbè, ci ripasseremo. La destinazione finale è la porta di accesso al sud-est asiatico. Arrivati. Io comunque non riesco ancora a credere che ce l'abbiamo fatta dopo 2 anni. Ora tra l'altro devo vedere se ci fanno entrare in Thailandia, perché in realtà non ho controllato il visto, mi hanno detto che te lo danno 30 giorni gratis, però in realtà bisogna vedere, speriamo. Ce l'abbiamo fatta. Dopo 8 anni abbiamo il nostro primo timbro sul passaporto. Stiamo aspettando lo zaino da 20 minuti, non è ancora arrivato. Ora finalmente si preleverà i nostri primi bat della vita. Ufficialmente in Thailandia. Madonna che caldo, orca merda. In fila per prendere il taxi. Numero 24, farlo apposta, 24. Dovremmo esserci. Eccolo che è arrivato. E così, dopo 12 ore di aereo, 9 di attesa a Singapore e altre 2 ore, siamo finalmente arrivati a Bangkok, il posto dove gli affamati di avventura vengono a sfamarsi. E questa nuova avventura non poteva che iniziare con un pad thai fatto come si deve. Benvenuti alla nuova stagione. Yeah,
nel prossimo episodio. Così inizia la nostra avventura a Bangkok.